Bentrovati. Ho terminato il mio progetto e adesso vi vado a dare tutte le misure necessarie per poterlo realizzare. Sul canale, nella playlist dedicata alla maglia, trovate la lavorazione della sequenza che ho usato, questo punto traforato semplice che finisce con due giri di punto rasato rovescio. Il punto è un punto semplicissimo, adatto proprio alle principianti. È un'unica sequenza lavorata tutta a maglia rasata dritta. L'unica differenza è nel quinto giro e poi nel undicesimo e dodicesimo, poi si ricomincia dal primo giro. Ho usato i ferri del numero 6. Io vi consiglio, una volta scelto il filato e quindi sapete che ferri usare per quel tipo di filato, è di fare un campioncino lavorando una sequenza intera fino ai due giri di punto rovescio. L'andate a misurare per poi potervi calcolare quante sequenze vi serviranno per raggiungere i centimetri che vi vado a dare adesso. Questo è stato lavorato in modo da diventare anche un cappuccio. È un semplice rettangolo. Ho avviato i punti con il ferro e chiuso con il ferro. Questo per dare la stessa tensione al giro di chiusura e quindi nel momento in cui noi lo andremo a cucire avremo la stessa elasticità. E quindi non corriamo il rischio che il lavoro, una volta cucito, possa tirare. Sul canale trovate anche come chiudere i punti con l'uncinetto. Io però vi consiglio di effettuare la chiusura dei punti allo stesso modo di come l'avete iniziata. Se iniziate con i ferri, chiudete i punti con i ferri. Se iniziate con l'uncinetto, chiudete con l'uncinetto. Io ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sequenze intere. L'ultima sequenza l'ho terminata con i due giri di punto rovescio e ho chiuso sul davanti del lavoro i punti a maglia dritta. Ho dato all'inizio e alla fine due punti di vivagno che ho lavorato sempre a dritto per far venire un piccolo bordo a legaccio. Il lato corto misura 43 centimetri. Quando lo andate a misurare, vedete, appoggiate il lavoro in piano senza tirare. Così fate anche per il lato lungo. Lo vado a misurare e partendo dall'inizio, vedete. Senza tirare il lavoro, ma appoggiando solo il metro sopra e misura in lunghezza per il lato lungo all'incirca 73 centimetri. Vi faccio un breve riepilogo. Allora, il progetto è un rettangolo, 43 centimetri il lato corto, 73 centimetri il lato lungo. Ho usato i ferri del numero 6 e ho avviato 64 maglie. 60 sono i punti di lavorazione, 4 sono i vivagni, 2 a inizio ferro e 2 a fine ferro. I vivagni li ho lavorati sempre a dritto per formare un piccolo bordo a legaccio. Per raggiungere i 73 centimetri di lunghezza, ho lavorato 14 sequenze di ripetizione. Terminato il lavoro con i due giri appunto rasato rovescio. E lavorato un ulteriore giro sul dritto del lavoro, chiudendo i punti a dritto. Una volta che abbiamo terminato tutte le sequenze di lavorazione per raggiungere i centimetri che ci servono, lasciamo un
filo lungo abbastanza per poter andare poi a cucire il nostro lavoro. Io faccio in questo modo. Prima di andare a tagliare, misuro la larghezza per 2 volte. In questo modo metto qualche centimetro in più e vado a tagliare il filo. Faccio passare il filo nell'ultima maglia, andiamo a stringere leggermente l'asola, prendiamo l'ago da lana e andiamo a cucire i 2 lati curti. Dritto contro dritto, partiamo da dove abbiamo lasciato il filo per cucire, sistemiamo bene, cercando di avere ben visibili le catenelle di chiusura e di inizio lavoro. Allora, dritto contro dritto, una volta che abbiamo infilato l'ago, passiamo sotto alla prima maglia dell'altro lato. Dobbiamo passare sotto le catenelle di apertura, in questo modo. Facciamo combaciare. Vedete, qui abbiamo le catenelle di apertura, ok? Entro qui e vado a prendere quelle corrispondenti dall'altro lato e chiudo. Vado nelle 2 asole della maglia successiva. Prendo quelle dall'altro lato e faccio uscire il filo. È una sorta di punto filza che andiamo a fare prendendo ogni punto. Vedete, vado a prendere le 2 asoline della maglia successiva, esco dall'altro lato del pezzo fronte a me, prendendo le 2 asoline corrispondenti e faccio uscire il filo senza tirare eccessivamente per non far poi raggrinzire il lavoro. Diciamo che questa è la cucitura più semplice che io conosco, ci sono altre cuciture sicuramente migliori di queste, al momento è questa quella che io so fare. Mi porto avanti e poi vi faccio vedere il risultato finale. Ecco qui, siamo arrivati alla fine della cucitura. Vedete come il fatto di prendere la larghezza del lavoro e raddoppiare il filo per cucire mi sia stato utile perché mi è avanzato anche un bel poco di filato. Fisseremo con qualche punto la parte finale, così andiamo a tagliare, andiamo ad annodare il capo che
che avevamo la codina al filo, vado a tagliare e a nascondere l'eccesso. Ecco qui, ne taglio un pochino. Queste codine poi le andrò a nascondere nella cucitura. Terminata la cucitura, così è come si presenterà il lavoro. La cucitura è perfettamente integrata con la lavorazione. Vedete, questa è la cucitura. Le sequenze combaciano perfettamente. E non sembra che il lavoro sia un pannello rettangolare poi cucito, ma ha tutto l'aspetto di una lavorazione circolare. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. E se avete piacere di seguirmi, mi trovate nella pagina Facebook e su Instagram come Elficasaus, oppure se avete voglia di lavorare con me nel gruppo Facebook Uncinetti Arti Creative e Fili Colorati Aula Virtuale 2.0. Io vi aspetto ai prossimi video. A presto. Ciao.